sono 40 anni che vengo all'America, questa è la mia 40esima edizione e sono molto felice. L'unico dubbio che ho avuto nel venire è stato decidere come vestirmi. Voi direte perché? Perché è una serata ufficiale, io ho tirato fuori l'abito buono, però l'ho tirato fuori col pigiama. Ero tentato di venire in pigiama. Voi dite perché sto pazzo? Perché io qui mi sento a casa mia, proprio per questo motivo. E anche tutti voi mi sentite. Gelato di Longarone, io ho un magnifico copione che mi hanno preparato e quindi seguirò alla lettera, dandovi ovviamente il benvenuto e ringraziandovi per essere qui a onorare tutti noi operatori del settore, in particolare la fiera, per averci voluto onorare con la vostra presenza a tutti i livelli, le aziende, gli operatori, i gelatieri, i personaggi. La mostra artigianale internazionale del gelato quindi festeggia 60 edizioni. Era il 1959 quando si tenne la prima edizione nel centro di Longarone. Mi hanno detto, se ho capito bene, che c'erano 18-19 espositori. Veramente stiamo parlando di un passato pazzesco, glorioso. E c'era l'esigenza di favorire l'incontro tra i tanti gelatieri di queste vallate che facevano ritorno a casa dopo la stagione di lavoro e le aziende produttrici di macchine e prodotti per la gelateria. Ecco, questa sera, con questa serata a Longarone Fiere, desidero ricordare la storia della manifestazione e le tante persone, aziende, associazioni che hanno collaborato per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo che altre fiere del settore non possono vantare. Io ho lanciato qualche giorno fa con una rubrica su Facebook, essendo un uomo di comunicazione, ho lanciato una provocazione. Ho detto perché dobbiamo venire a Longarone. E ho detto una cosa molto dura. Ho detto, se ve lo devo spiegare, vuol dire che non potete capirlo. Non c'è niente da spiegare. Qui c'è la storia del nostro settore. Qua noi dobbiamo esserci. A qualunque costo, a qualunque prezzo. Sono 60 anni che qui potevo venire in pigiama, ma ho preferito mettere l'abito buono. Intanto, benvenuti. Einen schönen guten Abend an euch alle. Internationale Eismesse von Longarone feiert dieses Jahr ihr 60er-Jubiläum. Die Longarone Fiere möchte der heutigen Zeremonie an die Geschichte und die vielen Menschen erinnern, die mit Unternehmen und Verbänden zusammengearbeitet haben. Sie haben verfolgt und zusammengearbeitet, um sie in diese prestigeprächtige Ziel zu erreichen, das andere Messe nicht erreicht haben. Auf dem Programm steht jetzt die Begrüßung der Bürgermeister von Longarone, Roberto Padrini, und eine Beitrag des Präsidenten von Longarone Fiere, Gianangelo Bellacchi. Dann folgt eine Präsentation der Geschichte von dem MIG von Paolo Garna, dem Direktor der Messe von 1999 seit 2011. Grazie, Alice. Ora, Alice aveva già anticipato che facciamo questa doppia simultaneità anche per la lingua tedesca, con la Germania che è così tanto vicino a questa fiera da sempre. Il programma ora prevede il saluto del sindaco di Longarone, il più bel sindaco d'Italia, lo sappiamo tutti, Roberto Padrini, poi seguiranno gli interventi del presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati, e poi una presentazione degli aspetti più significativi che hanno contraddistinto la storia della MIG da parte di Paolo Garna, io lo chiamo il mitico direttore della fiera, dal 99 al 2011. Sì, se fate un applauso io lo faccio. Ha curato un libretto molto bellino, l'ho già visto, sempre sulla storia della MIG del gelato, che sarà distribuito al termine di questo incontro. Quindi per primo l'autorità principe, il sindaco di Longarone, Roberto Padrini, che invito a venire qua a salutare. Buonasera a tutti, io sono breve perché devo essere breve, perché devo lasciare spazio a voi che siete i veri protagonisti di questa fiera, però perdonatemi, no. Due parole io le faccio perché devo dire che sono un po' emozionato, perché questa sera celebriamo 60 anni di storia e quindi io volevo dire veramente grazie a chi ha fatto nascere questo evento, questa manifestazione, perché la mostra del gelato, è vero, è fatta di aziende, è fatta di business, di economia, ma secondo me
la cosa più importante della mostra internazionale del gelato sono le persone, i gelatieri, tutti coloro i quali ruotano attorno a questo mondo fantastico, che quando noi andiamo all'estero e mangiamo un gelato, noi ci sentiamo orgogliosi perché il 90% di quel gelato è fatto da italiani o di origine italiana. E allora questa serata è anche una serata veramente per esprimere tutta la riconoscenza e la gratitudine che la comunità di Longarone, di cui io sono sindaco e anche adesso presidente della provincia, per dirvi grazie alle aziende che continuano a venire qui, che credono ancora in noi nella mostra internazionale del gelato, a tutti i gelatieri che ogni anno si ritrovano, perché qui è come stare, l'ho detto questa mattina nel mio discorso d'apertura, in una grande famiglia. Perché questo, come diceva qualcuno di più importante di me, questo è il salotto buono del gelato. Questo è un momento di festa da un lato, ma anche un modo per stare insieme. Quando noi ricordiamo anche i gelatieri, questa sera lo faremo alla fine, ma passatemi, ve lo dico già. Oggi ricordiamo un gelatiere che non c'è più, che ci è mancato alcune settimane fa, che è Giorgio De Pellegrini. Ecco, questa è la mia. Questa è l'amore e la passione di queste persone che sono legate profondamente a noi. Ve ne nomino un altro, che quel signore là che ha una gelateria a Roma e si chiama Nazareno Giolitti, che io ho conosciuto qui grazie alla mostra del gelato e con cui ho instaurato un rapporto di amicizia. Ogni volta che vado a Roma vado a trovarlo, ma io sono convinto che sia per lui che per me è bello stare insieme, passare anche 10 minuti, un quarto d'ora a raccontarci qualcosa su questo mondo fantastico del gelato, e noi siamo contenti e felici. Ecco, questo è il valore profondo che lega questa manifestazione. Quando vedo Armido Bellese qui, che ha vinto la prima Coppa d'Oro, che ogni anno viene qui a trovarci, Fausto Bortolot, che ancora gira il mondo per portare il gelato artigianale italiano, guardate, ecco, questa è la nostra forza e nessuno riuscirà mai a portarcela via. Grazie. Presidente Bellati, lo invito anche lei a dare due parole al suo pubblico. Bene, buonasera a tutti. Allora, io rispetto all'età dei 60 anni della fiera ho poca esperienza rispetto a molti di voi, e quindi per questo io sono felicissimo che abbiamo avuto quest'idea tutti assieme come organizzatori della fiera di riconoscere dei premi a coloro invece che la fiera la conoscono molto bene e coloro che la frequentano da tanti tanti anni. Quindi questa è per noi un'occasione di festeggiare da una parte 60 anni, un momento importantissimo. Io voglio ricordare sempre che questa è la fiera più antica del gelato del mondo, ed è una fiera che è nata appunto da queste persone, soprattutto bellunesi, che poi tornavano qui e che qua si incontravano, hanno fatto loro nascere questa fiera, quindi una grande gratitudine nei loro confronti, ma anche nei confronti di coloro che ricevono il premio, perché vuol dire che c'è una lunga tradizione di frequenza, di partecipazione, di amicizia, quello che mi piace dire è anche di affetto. Purtroppo non si può premiare tutti, allora vorrà dire che ogni edizione, prossima avventura, cercheremo anche di ricordarci di altri che col tempo frequenteranno la fiera. Lo dico anche perché, come ha detto oggi il presidente Padrin, ma come anche ha detto oggi il presidente Zaia, questa è una fiera di grande futuro, quindi è una fiera che andrà avanti per tanti anni, proprio perché con piccoli aggiornamenti naturalmente, no? Abbiamo adesso tutta una rete internazionale, tanti buyers che arrivano, che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo a questa fiera, perché abbiamo sviluppato nuovi servizi. Oggi c'era anche l'agenzia serba che vuole finanziare coloro che aprono un ramo d'azienda in Serbia per avere rapporti più facili commerciali con la Russia, per esempio, e danno finanziamenti pubblici per questo tipo, diciamo, di investimenti. È una delle piccole cose, no, che stiamo cercando di organizzare per dare nuovi servizi, ma così com'è, senza parlare troppo del commerciale, questa fiera andrà avanti grazie proprio all'amicizia e all'affetto di tantissimi di voi. Forse per ospitalità
due paroline agli amici tedeschi e austriaci, come ho sentito poco fa. Posso? Zwei kleine Wörter für die Freunde, die aus Deutschland und Österreich kommen. Ich möchte nur das erinnern, dass unsere Gelatieri, also ihre Karriere bei euch und durch auch eure Gästlichkeit in Deutschland und Österreich entwickelt haben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr dabei seid. Und wir haben als zweite Idee für die Zukunft auch unser Projekt, ist die Relationen mit Deutschland und Österreich weiterzuentwickeln. Das heißt, okay, die ganze Welt ist sehr wichtig, aber wir müssen auch uns erinnern an die Geschichte. Und deswegen möchten wir, dass die Relationen mit dem Business, aber mit den Leuten in Österreich und Deutschland weitergeht und sich entwickelt in der Zukunft. Vielen Dank. Adesso chiederei a Paolo Ganna, tocca a te, devi presentarci questa cosa significativi, significativi momenti della storia della musica. E quindi ti affido con grande piacere la postazione. Buonasera a tutti. Allora, quando il sindaco Roberto Todrini Longarone e il presidente mi hanno chiesto di fare qualcosa per i 60 anni di questa fiera, ho colto la cosa con piacere per diversi motivi. Intanto perché mi ricordavo che 10 anni fa, quando lavoravo ancora qui, avevo già raccolto un po' di documentazione e quindi non avevo grossi problemi a mettere assieme qualcosa. Ma poi ci sono tutte le motivazioni, che non sta a ripetere, che ha ricordato il sindaco nel suo intervento di poco fa, e cioè che la fiera di Longarone non è solo un qualcosa che riguarda l'economia, il business e quant'altro, ma è un qualcosa che riguarda questo territorio.